Residenza sociosanitaria Villa Genusia. Più cultura, più salute. Come questa, viene fatta un blocco unico di argilla e poi man mano scolpita come se fosse un pezzo di marmo. Naturalmente poi bisogna farla essiccare, bisogna aspettare secondo la temperatura anche 10, 15, 20 giorni. Prima che l'argilla diventa asciutta bisogna svuotarla e quindi lo svuotamento avviene dopo alcuni giorni, quando l'opera ha preso consistenza, e quindi per svuotare, perché deve essere tutto vuoto, io vado a realizzare con le mirette, comincio a svuotare la testa in questo modo qua. Quindi cerco di renderla più sottile possibile, in modo che quando vado a infornare, questi vanno a 1000-1200 gradi, la statuetta rimane così integra, non scoppia, altrimenti, a parte il fatto del peso, però ha bisogno di essere abbastanza sottile per dare la possibilità, dopo che io ho svuotato, con la borbottina, che è la stessa argilla ma molto più liquida, vado a richiudere il foro che ho fatto e quindi rimane. Poi aspetto 15-20 giorni che la statuetta sia asciugata. Quando è arrivata a questa consistenza, naturalmente poi quella diminuisce di volume. Questa qui viene levigata con un po' di tela per togliere tutte le impurità e viene infornata a 1200 gradi. Una volta infornata noi riusciamo ad avere così questo colore dell'argilla. Questo viene detto a biscotto. Poi naturalmente se uno vuole colorare vuole dare una tonalità di colore, possiamo farla in questo modo. Questa è colorata con i colori acrilici, che sono colori atossici. E poi da passare una vernice, sempre una vernice trasparente all'altra. Thank you.
Residenza sociosanitaria Villa Genusia. Più cultura, più salute.